una targa, un numero di telaio, mettiamola così, dell'aeroplano, e ci dice che è un velivolo di tipo A20J. Ci dice che quel giorno era stato a bombardare Cesena insieme a altri aeroplani, uno stormo, e che al ritorno sopra il Prato Magno vennero colpiti. Sono i resti di un bombardiere leggero modello A20 quelli che sono stati riportati alla luce dalla squadra di quelli della CARIN, associazione storica di Subiano, che da anni si impegna per tenere viva la memoria del passaggio della Seconda Guerra Mondiale nel territorio aretino attraverso la raccolta di oggetti e documenti risalenti a quel periodo. Dopo le campagne del mese di ottobre che avevano portato al rinvenimento di uno Spitfire a Gratena e di un bombardiere nella zona di Prato Vecchio, lo scorso 30 dicembre un altro velivolo americano è stato individuato e riportato in superficie nell'area del bosco di Subiano, a ridosso dei Monti Rognosi. Un risultato di non poco valore, reso possibile anche grazie alle intuizioni e al tempestivo intervento di Alessio Fabbri e Fabio Adamo, due appassionati di storia che durante un'escursione nel bosco in compagnia di Bruno Fabbri, già componente attivo del team, hanno rinvenuto i resti di un A20 che la Terra ha voluto restituire dopo decenni. La catalogazione dei reperti, la ricerca dei codici univoci e delle sigle individuati in alcuni pezzi dell'aereo e lo studio incrociato con alcuni documenti ufficiali e mappe dell'epoca hanno portato ad una veloce identificazione del velivolo e dell'equipaggio a bordo nel momento dello schianto. Grazie alla collaborazione con l'associazione emiliana ADA, archeologi dell'area, è stato infatti possibile ricostruire una vera e propria pagina di storia. Fondamentale ai fini dell'identificazione dei velivoli sono stati i documenti di archivio americani e una cartina che, seppure sommariamente disegnata dai commilitoni dei tre equipaggi abbattuti, indicava i luoghi in cui si sono verificati i tre terribili schianti. Una volta identificato l'aereo riportato alla luce, è stato possibile risalire in tempi brevi all'identità dei membri del suo equipaggio. Il velivolo in questione era pilotato dal primo tenente Frederick Stephenson, classe 1920, originario della contea di Edgecombe nella Carolina del Nord, arruolatosi nell'aprile 1942. Appartenente alla 12ª Air Force, 47esimo gruppo di bombardamento, volava con il Douglas A-20, velivolo leggero di stanza nel teatro di guerra del Mediterraneo. Vittima dell'impatto fu anche il bombardiere Harlan Pelton, mentre gli artiglieri Mike Jesse e Kenneth Perley furono fatti prigionieri. Riuscirono in seguito a tornare a casa. Una ricerca approfondita sulle basi delle informazioni ottenute ha permesso all'associazione di Subiano di mettersi in contatto oltreoceano con i familiari ancora in vita di Stephenson.